buongiorno qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Di commissari abbiamo parlato questa settimana qui a Strasburgo. Il vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, ha lasciato la Commissione per far campagna elettorale nei Paesi Bassi e quindi abbiamo dovuto fare l'audizione per il nuovo commissario che viene dai Paesi Bassi, Höxter, e abbiamo fatto l'audizione anche per il commissario già in carica, Šefčovič, che prenderà il posto di Frans Timmermans fino a fine legislatura. E abbiamo dovuto votare su tutte e due. Abbiamo poi avuto un incontro importante con il ministro italiano sugli affari europei, Raffaele Fitto, soprattutto sul PNRR. L'Italia sta programmando in questo momento alcune modifiche sul PNRR e questo è importante anche per la nostra regione. Abbiamo poi parlato di relazioni commerciali con la Cina, soprattutto per quanto riguarda la mobilità elettrica. La situazione è preoccupante, ancora qualche anno fa abbiamo comprato 1% delle macchine elettriche in Cina, oggi sono 8%, quindi un market share molto molto alto e purtroppo in forte crescita. Vediamo che le sovvenzioni che lo Stato cinese paga all'industria sono estremamente alte, questo porta macchine molto economiche sul mercato europeo e quindi crea un problema di competitività. Il mercato internazionale è importante, però è anche importante che il mercato sia libero, equo nello stesso momento, quindi free and fair. Un argomento importante questa settimana qui poi era il bilancio pluriannuale. Purtroppo le crisi a livello internazionale, in particolar modo chiaramente la guerra in Ucraina, comporta dei costi e delle spese aggiuntive per l'Unione Europea. In questo momento vogliamo aumentare il budget dell'Unione Europea di 10 miliardi.